Siamo in collegamento con il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. Come ha risposto la sua cittadina a questa emergenza neve? Noi in questo momento stiamo facendo vedere delle immagini della macchina dei soccorsi. La cittadina ha risposto bene, abbiamo fatto il possibile, stiamo facendo il possibile sia con i mezzi a nostra disposizione, sia con tutti gli uomini e le forze dell'ordine per garantire come è garantita la circolazione all'interno del paese. Abbiamo qualche problema per la strada che va alla Remogna, ma il vento lì è talmente forte che rende quasi impossibile il transito. Stiamo lavorando per aprire quella strada, abbiamo consentito ai nostri graditi ospiti che erano presenti negli alberghi nella località Remogna Pissalto di scendere e di ritornare a casa, a chi doveva ritornare, e stiamo preparando per riaprire la strada per direzione a Remogna. Tutto questo sarà possibile solo esclusivamente se cessa il vento, perché in questo momento le condizioni per garantire una viabilità sicura per zona Remogna non ci sono. Ecco, abbiamo saputo anche che vi siete occupati della gestione di un'emergenza per quanto riguarda una signora dializzata. Sì, ci siamo occupati anche di questo, stiamo lavorando anche su questo, stiamo rispondendo a numerosissime richieste di soccorso, di aiuto. C'è anche un eccessivo allarmismo, e questo è un dato che purtroppo non dipende da noi, perché la gente appena vede un po' di neve si spaventa, muovono le macchine, non sono attrezzati, di conseguenza creano un danno, non fanno passare i mezzi per poter pulire al meglio le strade, ma tutti stanno lavorando e stiamo facendo il massimo per garantire la viabilità nel migliore dei modi, ma ripeto, è garantita al 100% all'interno del paese. Come giudica la gestione dell'ANAS in queste ultime ore della tratta della statale 17 tra Roccaraso e Castel di Sangro? C'è stato un eccessivo allarmismo, un'eccessiva paura sicuramente, soprattutto la tratta Roccaraso-Castel di Sangro, a mio avviso quest'oggi poteva essere ampiamente riaperta senza nessun problema. Il piano delle 5 miglia prevede una situazione abbastanza delicata perché il vento è fortissimo e sicuramente ci sono dei momenti in cui è molto pericoloso, ma da Roccaraso a Castel di Sangro secondo me le condizioni per la riapertura ci sono. Senta sindaco, ci può anticipare qualcosa per domani? Se è possibile, gli impianti saranno aperti? La volontà dei gestori di Pizzalto è sì, fatte di riaprire gli impianti. Se siamo in grado, ripeto, se cesserà il vento, noi siamo in grado di riaprire la strada, altrimenti appena possiamo riapriremo tutto.